Eminenza Reverendissima, con sinceri sentimenti di fede e gratitudine, le porgo il più cordiale benvenuto a nome mio personale dell'Associazione Fedeli di San Matteo, tutta la comunità di Casavellino Marina e di quanti anche dalle comunità d'intorno sono qui convenuti per questa circostanza. E mi faccio portatore anche di un saluto affettuoso da parte del nostro amato Vescovo, Monsignor Ciro Miniere, assente per motivi di impegni pastorali improcrastinabili. Eminenza, la sua presenza in mezzo a noi è motivo di grande gioia, poiché come Vescovo e Cardinale, successore degli Apostoli, lei ci porta i doni di Cristo Signore, la sua verità. Eminenza, ricordiamo con gioia quando ha incontrato per la prima volta, 2 anni addietro, questa nostra comunità, in occasione della festa della traslazione delle reliquie di San Matteo. Fu un incontro breve, ma entusiasmante e molto cordiale. Ora siamo qui per ascoltarla con attenzione e atteggiamento di fede. La sua non è una parola tra le tante, bensì una parola annunziata in nome e con l'autorità di Cristo Gesù. Affidiamo la sua persona alle cure rigorose della Vergine Maria, che noi qui veneriamo col titolo di Madonna di Portosalvo. L'affidiamo a San Matteo, che in questo luogo ha dimorato per circa 5 secoli. L'affidiamo infine a Santa Maria Goretti, che è in visita in questa comunità, per richiamare a tutti noi i grandi valori che danno un vero senso alla vita. La proteggano e la custodiscano, intercedono presso il Signore Gesù, perché il suo alto ministero episcopale, per l'abbondante benedizione di Dio, sia sempre ricco di frutti di grazia e di conversione al Vangelo. Grazie, Eminenza. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio di potere, a voi eterni, che ho molto peccato, di pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia gravissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Yeah.
che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto, riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nel cielo, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre, parola di Dio. Preghiamo, grazie a Dio.
pace, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo.